Live Social. Benvenuti tutti cari amici di Live Social Radio, Radio News 24. Con noi oggi ai nostri microfoni avremo una nuova storia, avremo Valentina Russo, imprenditrice, e ci racconterà un pochettino del suo progetto personale che sta portando avanti. Valentina, benvenuta ai microfoni di Radio News 24 e Live Social. Grazie, ciao. Ciao, benvenuta. Buongiorno a tutti. Stavo raccontando giustamente che tu ci racconterai un tuo progetto, quindi a questo punto ti dico che tipo di progetto è e di cosa ti occupi. Allora, il mio progetto parla di birra artigianale, però ho un modo diverso di fare birra artigianale perché cerca di valorizzare il territorio in cui mi trovo, che si chiama, è un piccolo paesino del Siracusano in Sicilia, si chiama Francofonte, territorio delle arance, e vogliamo con la birra artigianale inserire i prodotti che la nostra terra ci dà. Per dare un po' di valore a questa terra un po' martoriata. Ci sono le cose negative, però c'è anche tanto altro. Beh sì, giustamente poi ognuno porta avanti i suoi progetti nel bene o nel male, nel senso il trucco è, è mai arrendersi sotto questo aspetto. Questo mai. Giustamente. Guarda, visto che hai detto questa cosa del birrificio artigianale, io ne approfitto per dare i tuoi contatti social, quindi è birrificio TS, giusto? Te lo mando giusto? Sì, perfetto. E da lì si può vedere magari già quello che fate. Ma le birre sono già state fatte o è un progetto, diciamo, ancora all'inizio? È un progetto all'inizio, però le birre sono state fatte e quindi già sono state vendute. Momentaneamente siamo fermi perché comunque anche il coronavirus ci ha bloccato un pochettino e stiamo ampliando la parte logistica del birrificio. Quindi l'obiettivo è quello anche di fare tipo una vendita e-commerce, quindi venderla poi dopo in un futuro anche esternamente, sempre se non state già facendo magari fuori dalla Sicilia, certo, o dalla regione. L'abbiamo fatto fuori dalla Sicilia, però l'idea è quella di creare proprio un beer garden qui nel nostro territorio. Ah ok, quindi diciamo di renderla più, il più locale possibile, da poi dopo essere un fattore di riconoscimento. Sì, un fattore di riconoscimento per il mio paese che mi ospita da ormai 13 anni e quindi per dare valore al nostro territorio. Beh, che è una cosa, veramente veramente importante, soprattutto questa, quando bisogna rivalutare, comunque far conoscere anche dei paesi, perché no, alcuni magari anche veramente sconosciuti, perché magari delle zone magari non si conoscono, e quindi una cosa così semplice può dare una mano a far conoscere un paese a tutti gli effetti.